Eccoci ragazzi al video numero 3 di questa serie dedicata all'eolico. Come potete ben immaginare, oggi andremo avanti negli step dell'installazione, quindi vedremo quella che è la preparazione del palo perché rimarrà alle intemperie, quindi va trattato, seppur non in maniera complessa, e poi vedremo una cosa molto importante, ovvero anche la bilanciatura della pala eolica, perché quando gira ad alta velocità non possono esserci troppi grammi a destra e a sinistra, in quanto lo sbilanciamento provocherebbe delle vibrazioni che potrebbero rovinare l'asse del generatore o addirittura anche rendere instabile il posizionamento sul palo. Bene ragazzi, andiamo avanti con questa trattazione, ci sono delle novità anche all'interno di questo video e ci vediamo fra pochi secondi dopo l'immagine iniziale. Alcuni di voi si staranno chiedendo cos'è questo oggetto, questa elica appoggiata sulla mia scrivania. Ebbene, mi è stata regalata da un amico anni e anni fa. La sto usando perché questa, insieme ad altri pezzi, prototipi, CAD, tante situazioni, sto andando a realizzare una pala eolica, una tripala. Perché questo? Perché questa è la novità di questo video, ragazzi. Ho deciso, vista l'innumerevole quantità di pale eoliche, turbine eoliche che non sono reali, che non corrispondono al vero, che vengono spacciate per 3, 4, 5 kW e non sono neanche 500 watt, ebbene ho deciso, insieme a un'azienda che ho contattato, di generare un prototipo. Ebbene ragazzi, il canale Energia Fai da Te costruirà una pala eolica, una turbina eolica reale, dove il diametro della pala dovrà essere calcolato in una maniera appropriata per non avere dispersioni, per non avere diametri esagerati, insomma per ottimizzare il tutto. Vediamo quale sarà la dimensione della pala, non solo in diametro ma anche in spessore delle pale e piuttosto che snervature, cioè tutto ciò che servirà per costruire la pala eolica del canale Energia Fai da Te. È un'impresa importante, è un'impresa che vedrà ovviamente tutti i video progressivi della fattibilità di questo progetto, e gli amanti dell'eolico stanno già, come è successo a me quando ho iniziato questa pianificazione, stanno già aguzzando l'ingegno, quindi posso costruirmela io senza andare a spendere cifre enormi? Ebbene, questo è il progetto, vediamo dove andremo, vediamo che cosa sarà possibile realizzare. Però vi dico questo, avremo finalmente una pala eolica reale che a bassa rotazione, quindi parliamo di 100, 200, 300 giri al minuto, quindi veramente pochi, è una pala che girerà in questo modo e produrrà in maniera stabile la corrente che ci serve. Non c'è bisogno di grandi rotazioni, di centrifughe e neanche del freno elettronico, perché il motore stesso, in base a ciò che mi è stato riferito dall'azienda costruttrice di generatori eolici, ma non completi, loro fanno solo il motore. Fanno motori grossi, parliamo di kilowatt, quindi quando ho approcciato il meccanismo sono intenzionati a collaborare col canale per andare a costruire il motore ideale, che deve essere quanto più piccolo possibile, ma peserà, e quanto più potente possibile, ma in armonia col diametro delle pale. Non vogliamo vedere in giardino 6 metri di diametro a roteare, perché le pale eoliche reali che possono produrre 5 kW di potenza, ebbene hanno le pale di circa 6 metri, 7 metri. Ora andiamo quindi a generare, e questo sarà lo sviluppo di tutta questa serie di video sull'eolico, andiamo quindi a generare quello che sarà una pala eolica giusta da 2 kW che servirà a produrre a bassa velocità. Ora ragazzi, 2 kW per 24 ore fa quasi 50 kWh giornalieri, sono tantissimi e abbiamo ridotto le dimensioni al minimo. Ora, nei momenti di notte con vento, temporale, l'inverno, dove il sole viene a mancare, ebbene la nostra pala eolica autocostruita nel canale Energia Fai da Te sarà un successo a livelli inimmaginabili. Vi incoraggio quindi a seguire anche questa serie, partiranno altre serie. Non voglio sempre dire le stesse cose adesso sui video, però questo canale sta andando alla grande grazie anche a voi che lo seguite con tanto affetto, con tanta tenacia, e si vede che amate l'energia autoprodotta. Sempre in sicurezza, fatevi aiutare da esperti.
e rispettate tutte le norme che dovete andare ad analizzare personalmente, perché qua si parla solo di scuola di tecnica, cioè come produrre la propria corrente. Ora andiamo avanti e vediamo subito l'installazione del palo di questa turbina eolica che oramai avrete già visto funzionante e che dà soddisfazione, non è corrispondente al vero rispetto al venditore. Ho messo il link perché me l'avete chiesto, ma sarà tutta un'altra cosa quando andremo a produrre la nostra pala eolica del canale Energia Fai da Te. Però vediamo adesso i vari step che sono comunque di cultura e servono a voi quando andrete a costruire o a installare una turbina eolica già acquistata, bella e pronta. Buona visione, andiamo avanti con le prime immagini. Ed ecco la flangia saldata magistralmente. Vedete, c'è un primo cordolo e poi, lasciando liberi i bulloni, sono stati fatti 4 punti di rinforzo. E qui, a 2/3 del palo, sono stati messi i ganci per attaccare i tiranti, i 4 tiranti al suolo. Non c'è bisogno che ve lo dica, ragazzi, ma prima di piazzare un palo all'aperto e interrato, dobbiamo smerigliarlo e poi verniciarlo. Adesso quindi procediamo con la manutenzione del palo in modo che sia pronto per essere posizionato in maniera definitiva all'esterno. Ed ecco pronti tutti i materiali, sulla croce del palo sono fissate le redance, dopo andranno fissati questi morsetti che strozzeranno il cavo da 6 mm. Prepariamo il tutto, pronto per rissare il palo. Ed ecco attaccate tutte le redance con gli strozzacavi, in modo che i tiranti poi facciano il loro dovere. A questo punto il posizionamento della pala eolica che poi verrà issata, quindi farò passare il cavo in tutta la sua lunghezza all'interno del tubo. Ovviamente uscirà dalla parte opposta all'altezza prestabilita attraverso questo foro da 2 cm. Bisogna mettere anche ovviamente una guarnizione di gomma per evitare abrasioni. Per non lasciare ovviamente il cavo appeso alla turbina eolica, ho agganciato questo filo di ferro che sarà francato passando attraverso questo buco. In questo modo non si avrà un peso costante sul cavo rispetto alla trifase che esce dalla turbina. Passiamo adesso a quella che è stata anticipata all'inizio, cioè alla bilanciatura di questa turbina eolica. È molto importante perché se pensiamo a qualche grammo di errore nella rotazione, soprattutto nelle alte rotazioni, può generare vibrazioni che possono rovinare l'asse o addirittura incrinare quello che può essere il palo portante della turbina eolica. Ci sarà anche un aspetto riguardante la verniciatura, perché è molto importante anche ricordarsi che quando verniciamo depositiamo peso, spessore, e questo va a incidere sulla bilanciatura. Quindi la bilanciatura iniziale viene fatta come vi faccio vedere, e quella finale, quando dobbiamo ragionare in decimi di grammo, va fatta con la vernice. È importante quindi anche l'aspetto finale, che non è solo estetico, ma che deve dare proprio l'equilibratura giusta alla turbina eolica. Buona visione, andiamo avanti. Come si diceva alla presentazione della pala eolica, qui vediamo chiaramente che le pale sono arrivate difettate, hanno questo segno di rottura sull'esterno dell'ala, ma poi anche se andiamo a percorrere il profilo alare, vediamo che, vedete, ci sono delle anomalie per quanto riguarda la levigatura, insomma, non sono state rifinite bene, sono grezze, non sono neanche lucide, sembra quasi che siano uscite dallo stampo. Gli hanno dato una spalmata così, forse di gel coat piuttosto che di stucco, e sono rimaste così. Allora, a questo punto andrò adesso a ripercorrere tutta la superficie con queste 2 spugne, una è di grana grossa, una di grana piccola, in modo da andare a lucidarle, a rettificarle, come in questo caso, su questo
punto esterno dell'ala, sempre delicatamente andare a togliere prima e spianare la superficie. In questo caso vedo che va meglio quella sottile. Quando abbiamo levigato bene, a questo punto andremo a resinare in modo da ripristinare la superficie mancante. Per quanto riguarda invece il profilo alare, farò una sorta di, lo vedete qua, queste piccole increspature, saranno tutte levigate con carta fine in modo da dare al profilo alare una continuità, perché qui quando passa il vento creare una sorta di perfetta levigatura e di bilanciamento è sicuramente molto importante. Tenete presente che poi quando saranno resinate e carteggiate, lucidate e verniciate con epossidico, alla fine andranno bilanciate. Dopo aver fatto tutte le prove del caso, vado a saldare i tre cavi della trifase che escono dalla turbina eolica, dalla pala eolica, e vanno a raccordarsi sul cavo che farà tutto il percorso dal palo ed entrerà nel locale tecnico. Procediamo adesso a montare le pale, ovvero con le varie flange, con il cono anteriore e tutti i vari dadi, bulloni inox per un'ottimale tenuta, e poi dovremo procedere alla bilanciatura. Oltre a bulloni, dadi, viti, ricordiamo sempre di mettere le rondelle spaccate, che hanno lo scopo di evitare che con l'usura si possano svitare i bulloni. Quindi in ogni connessione ci sono proprio le rondelle spaccate, anche in quelli piccoli. Per effettuare la bilanciatura delle pale della turbina ho provveduto a un vecchio dispositivo, questa è una vecchia mola. Ebbene, sono riuscito a filettare e a porre questa chiave a tubo in modo che su questo diametro andrò a fissare la pala. E poi non girerà il motore, ma la farò girare a mano per vedere, adesso vedremo tutti i dettagli, dove la pala va a incidere, va a calare, qual è il peso che bisognerà aggiustare. Guardate in questa immagine frontale, ho posizionato la pala in alto e adesso quando lascio vedete che roterà verso sinistra, perché la pala di sinistra è ancora un po' più pesante, vedete, lascio e gira a sinistra, vuol dire che non è bilanciata, e se la lascio andare quando arriva su poi ritorna giù, ovvero questa pala è più pesante, e bisogna continuare così finché in qualsiasi posizione io lascerò le pale loro dovranno rimanere ferme senza fare questo pendolo continuo sinistra destra, proprio perché per la leggerezza del perno questa pala va un po' ancora alleggerita. Però vedete che non è, se io la fermassi, la rallentassi, alla fine vedete che si ferma ma leggermente decentrata sulla destra. Guardate, ecco, si è fermata così. Perché? Perché anche questa è un po' più pesante, quindi la più leggera è questa qui. Questa non va toccata, questa va toccata finché si riporta il tutto a metà, ma facendo ancora attenzione a una leggera abrasione di questa sinistra. Quindi la dominante è questa. Adesso, carteggiando leggermente questa qui, io voglio portare le pale in questa condizione, dove solamente questa di sotto è l'unica da alleggerire. Allora, a quel punto ci sarà una rotazione totale, continua, e in qualsiasi punto io vado a fermarla, come ad esempio qui, lei deve stare ferma. Invece guardate cosa succede, scende, perché questa è ancora la più pesante di tutte. Ecco qua ragazzi, la pala è ferma, se io do una rotazione lasciando le due pale, 1 e 2,
in alto, questa è ferma. Adesso giro sulla 2-3 e la pala è anche lì ferma. Poi giro sulla 3-1. Eccoci qua. E la pala anche lì è ferma. Quindi abbiamo perfettamente bilanciato. Se io adesso do una leggera rotazione, lei continua a roteare proprio perché è totalmente bilanciato. Quindi vedete con lentezza, ma lei continua a fare le sue evoluzioni. Quindi adesso siamo veramente ovviamente al grammo, al mezzo grammo, che chiaramente non influenza la bilanciatura. Avete sentito l'ultima frase? Al grammo, al mezzo grammo, che non va a influenzare la bilanciatura, la rotazione. Ebbene, non è vero, perché quando poi ho fatto i test, questo forse mezzo grammo, perché la pala girava veramente in maniera quasi perfetta, eppure questa piccola discrepanza ha una certa rotazione, una certa frequenza, qualcosina sul palo si vedeva. Non era incidente, non era pericoloso e quant'altro, però non è quello che dobbiamo raggiungere. Quindi e questo è lo scopo di questo canale, vedete, attraverso questi test arriviamo anche a capire, e anch'io arrivo a capire, se questo mezzo grammo era insignificante. Invece no, bisogna quindi sforzarsi, e ci vuole tempo, di carteggiare, di rettificare, e poi nella verniciatura qualche grammo in più qua e là può andare a sbilanciare. Ecco perché dobbiamo essere realmente precisi. E dopo aver bilanciato perfettamente le pale, andrò a verniciarle, e qui ci si può sbizzarrire. Io sulla resina epossidica bicomponente uso una vernice bicomponente epossidica all'acqua. Questa è una scelta mia personale, e gli do 3-4 mani, chiaramente molto gradualmente e lentamente, per evitare che si creino degli accumuli che possono essere sicuramente fastidiosi, in quanto potrebbero gocciolare. Non resta che far asciugare e dopodiché montare il tutto. Ragazzi, per mettere in bolla il palo con la turbina bisogna far roteare la turbina, e il momento in cui lei gira liberamente siamo a posto. Ma in questo caso vedete che ritorna di là, vuol dire che la pendenza è in quella direzione, quindi vanno tirati questi tiranti e conseguentemente tutti gli altri, fino ad arrivare a una rotazione di cui lei, in qualsiasi punto la posizioniamo, è ferma. Questo è l'errore che si può fare quando si posiziona una turbina eolica. Il palo non è perfettamente in bolla e la turbina ha una sorta di discesa che lei predilige. Quindi a volte, quando ci sono le raffiche e poi i rallentamenti, questi spostamenti la riportano sempre in quel punto. Allora cosa facciamo? Dobbiamo correggere la posizione. Come abbiamo visto nel video, facciamo roteare pian piano la turbina. Dove la lasciamo, lei rimane. Allora, a quel punto siamo sicuri che è stata perfettamente posizionata in bolla e sarà guidata attraverso il timone, che viene orientato dal vento. Ragazzi, grazie anche di aver partecipato alla visione di questo video. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo. Buona giornata.